Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e nella rassegna di oggi ci occupiamo delle novità, dei pagamenti INPS e delle scadenze per questa fine del mese di marzo 2023. Ma cominciamo subito dalle novità. Bonus trasporti. È stato firmato ieri, 27 marzo, il decreto interministeriale sullo sconto fino a 60 euro per gli abbonamenti a treni, autobus e altre forme di trasporto pubblico convenzionate con il Ministero. Il bonus è molto simile a quello dello scorso anno, ma i requisiti più ristretti. Infatti, per poterlo richiedere servirà che la persona abbia un reddito complessivo nel 2022 fino a un massimo di 20.000 euro. Attenzione, non ISEE, ma il reddito complessivo della persona che ne fa richiesta. E proprio riguardo la richiesta, è bene precisare che al momento il bonus non si può ancora chiedere, ma ci vorrà ancora un mesetto di tempi tecnici prima degli aggiornamenti della piattaforma che si trova sempre sul sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. Ad ogni modo, da quando sarà attivo, il bonus trasporti si potrà richiedere fino al 31 dicembre 2023 o fino a quando non termineranno i fondi che ammontano a 100 milioni di euro. Passiamo adesso ai bonus bollette o bonus sociali, perché si va verso la proroga degli aiuti contro il caro energia. Nel Consiglio dei Ministri fissato per oggi, 28 marzo, sarà approvato il nuovo decreto energia che prolungherà i bonus sociali potenziati, non solo nella platea ma anche negli importi. Come sappiamo infatti, la legge di bilancio aveva allargato la platea dei beneficiari, dando la possibilità di ricevere il bonus corrente e gas anche alle famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. E aveva anche potenziato gli importi previsti spettanti. Con il nuovo decreto energia, gli importi dovrebbero rimanere quasi immutati fino a giugno 2023. Dico quasi perché ci saranno dei ritocchi per quel che riguarda IVA e oneri di sistema. Ma rimandiamo la cosa a decreto approvato, mentre per un approfondimento sui vari bonus sociali ti rimando al focus sul nostro canale o direttamente al sito di ARERA. E ancora, a partire dal 1 aprile sarà possibile presentare l'ISEE corrente per le variazioni patrimoniali, per aggiornare, insomma, saldi e giacenze medie del 2021 con quelle del 2022, se quest'ultime sono decisamente più basse. Per tutti i dettagli ti rimando al focus che abbiamo realizzato sull'argomento. In ultimo, prima di salutarci, ci sono state oggi le elaborazioni dell'assegno unico e universale integrato su RDC, rata ordinaria di febbraio, oppure un eventuale arretrato, con tanto di data prevista per oggi stesso, 28 febbraio. Quindi immaginiamo che gli accrediti sulla card ci saranno più tardi o anche domani. Ma anche in questa elaborazione non sono mancati problemi. Come al solito, qualcuno non ha ricevuto l'elaborazione, qualcun altro non ha trovato gli importi corretti e soprattutto non risultano almeno per ora i celebri conguagli di fine anno, per i quali sembra proprio che si dovrà attendere ancora. Invece, per l'assegno a domanda, sono in corso le pubblicazioni di nuove date di pagamento riferite al mese di marzo, per ora date fino al 31, ma sappiamo già che la pubblicazione potrebbe continuare fino ai primi giorni di aprile. Stesso identico discorso per la NASPI e il trattamento integrativo. In ultimo, ci tengo a ricordarti alcune importanti scadenze di venerdì 31 marzo. La domanda per la disoccupazione agricola 2023, riferita ai giorni di lavoro degli ultimi due anni, e la domanda del bonus per la disabilità dei figli per il 2023. Perciò attenzione, perché dopo il 31 marzo queste prestazioni non si potranno più richiedere. E detto questo, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Se la rassegna ti è stata utile, lascia un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!